Questo programma è offerto da... Istituto Sant'Ambrose, la prima scuola per diventare di Milano in sole 24 ore. Ma hai finito? Eh? Dico, hai finito? Guarda un po'. Guarda un po' se nelle orecchie me ne sono rimasti ancora qualcuno. Ma di cosa? Di peli? Di peli, dai, che non ho fatto in tempo a farlo a casa, su. Dai, guardami piano. No, c'è qualcosa ancora? Peli, però ho trovato... Oh, guarda, un Sukai. A meno male che oggi li avevo lasciati a casa. Insomma, hai finito di depilarti, che tra un po' Roma ci dà la linea. Sì, va bene, poi i gomiti me li faccio stasera a casa. Ho capito, ma mi fai il favore di non lasciarlo sul tavolo, che poi... Che poi cosa? Oh, che poi te lo dimentichi mentre siamo in onda. Ma è successo? Sì, è successo, è successo, quella volta che... quella volta che si è incendiato... Ma quando... tu sei fuori. Sì, là, l'hai lasciato qua, quella volta si è incendiato il Duomo. Ma cosa dici? Ma te sei tu uno. Senti, io... Vai, nella testa. Io non ti sopporto più. Ma anch'io ti sopporto più. Non vuoi togliere questo? Pianfocco, Gianni! No! Ciao. 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 Ciao, Vale. Ciao. 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 Ciao, Vale. Ciao. 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 Ciao, Vale. Buonasera, cari amici, cari giovani, cari tutti che siete qua. Ecco, che bello vedere tanta gioventù, tanti giovani, bravi giovani, viva i giovani. Ecco, che bello vedere, ecco, tanti giovani, ecco, riuniti nella voglia di vedersi insieme, nella voglia, ecco, di stare insieme. In armonia, ecco, in amore, in amore. Con queste belle parole io vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Un caro saluto a tutti e tanta pace. Lei la conosce, la Cristillin? No. Sì, no. La Cristillin cos'è, vino? Sui giornali, non ci ho mai parlato insieme. Sì, certo. Sì, c'è, c'è. La Evelina. La? Cos'è? Cos'è, un artista? No, non la conosco. Cristal si chiama, champagne, no? Cristallina. Insalata, cristallina. No. 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 Cos'è sta cristallina? La? Cioè, la conosco per televisione. La cristallina è la moglie del Galateri e il padre di Galateri era il mio comandante quando ero militare a Roma. Roba di medicinale. Cristallin, sì. Chi è? Sì. Certo, di vista, naturalmente. Chi è? No. No. Ah, quella bionda? È una bella donna. Sì, quella che è per il comitato del 2006. È una bella donna, c'ha dei begli occhi. E qui comando io, e questa è cosa mia. Ogni di voglio sapere, ogni di voglio sapere. State bene voi altri lì? Guarda che già che state bene lì, seduti, paranzotti lì. Sa, ad ogni modo, va, polli. Polli non sta, pollo è andato su. Vola dallo su che vola, vola, non vola, ma siamo lì, momenti che, capite, bro, ti, guarda che, ti polli, poi c'è anche, pollo è andato su, crispa, sti box che si infila è davanti, è di dietro, da fianco, tutte maniere, ad ogni modo, galline, galline da 3,10 a 3,40 la gallina, l'anatroccolo da 1,60 a 2,10, c'è il magime che è andato bene, la paglia. Paglia, balle piccole, balle grosse, tutte balle, capire, tutte balle, grandi e piccole, 0,57 Almiria, balle piccole, cite balle, invece 0,52 balle grandi, balle, capito, ripeti, mangime è andato su, mangime dei polli, non si dai conigli, sei scemo, e mica per i pesi, del toro, bro, comunque, se volete trovarvi bene, ma veramente bene, venite a mia casa. Io ho tutte le robe, tutti gli animali del mondo c'ho. Tutti quanti. Tutta roba bella, l'umataia niente, non gli abbiamo dato niente, tutta roba nostra. Niente. Vabbè, io ho delle galline di 49 kg. Bro, c'ho anche i cammelli se vuoi. Se vuoi ti faccio venire gli struzzi. Tutti i cadeli. Io c'ho un marketing che... guarda che... Venite a mia casa. State tranquilli che trovate, vi trovate bene. Ma il peso, faccio io il prezzo, prezzo giusto. Comando io qua, comando io a mia casa, a casa mia comando io, va bene?
E qui comando io, e questa è cosa mia. Uffa! La tua vita è triste? Ti senti chiusa? Sei falso e cortese? Vivi in una città grigia? Sei torinese! Esci dalla pauta! Esci dalla pauta! Esci dalla pauta! Iscriviti anche tu alla scuola per diventare... Di Milano! Istituto Sant'Ambrose, la prima scuola per diventare Di Milano in sole 24 ore. Bella lì, benvenuti all'Istituto Sant'Ambrose, una scuola altamente specializzata che vi cambierà la vita da così a così. Io ero torinese da molto tempo, ma da quando ho scoperto l'Istituto Sant'Ambrose e sono diventato di Milano, ragazzi, sono un uomo felice, perché qui all'Istituto Sant'Ambrose ci sanno fare! Ciao! Prima di iscrivermi all'Istituto Sant'Ambrose avevo un sacco di problemi. Mi era difficile avere rapporti con gli altri. Mi sentivo a disagio. Uffa! Uffa! Adesso che sono diventato di Milano, me la tiro! Ieri mi sono sposato. Congratulazioni. Scusa, qual è stato il momento più bello? Lo scambio della fedina. Ecco, siamo collegati con un cretino, è l'ingegner Pininfarina, che sta, insomma, il progettista di casa Fiat. Ingegnere, guardi, siamo in onda, cosa fa? Che schifo. No, no, mi scusi, che mi ero fatto un po' prendere perché... ma non deve. Stiamo preparando il lancio della mia ultima creazione, la Fiat Kama Sutra. Come mai Kama Sutra? Ma guardi, è un'auto ispirata alle quattro posizioni fondamentali del Kama Sutra che lei ben conosce, credo. No, non le conosco io, no. Quali sarebbero queste quattro posizioni? Guardi, sono quattro posizioni che si possono assumere in questa automobile a seconda di come si girano i sedili. La numero uno, che è quella classica, diciamo. Cioè? Quindi lei sopra e tu sotto al bar. La seconda è la posizione numero 14, sì. Una posizione particolare, la posizione anche detta del marinaio. Lui sta bene a prua, lei sta bene a poppe. Andiamo avanti, ma è imbarazzante. Abbiamo poi la posizione 22, sì. La posizione detta anche del commercialista. Lei prepara il fax. E lui lo stampa. Sì, va bene. Allora, la posizione 31, detta del figlio prodigo, praticamente funziona in questo modo. Sì. Cioè, lei ferma sulla porta e lui che entra esce. Vai, viene. È un cretino. Senta, vuole... Sì. Dire ancora qualcosa, non so, vuole fare un appello a... Una cosa forse seria, io ci terrei a dirla, visto che questa è una macchina che tende un po' a spingere all'erotismo, al piccante, all'ammiccante. Abbiamo capito, non faccia gesti. Ho un appello per tutti i ragazzi. Ragazzi, sì. Se fate sesso in macchina, sì. Fatelo, sì. Ma che sia sesso sicuro. Cioè? E niente, mettetevi la cintura, tenete le fari accese, suonate il clacson. Io non voglio vederla mai più. Ci crede? Perché? Perché mi fa schifo. Chi? Lei. Devo sentire l'avvocato per sapere cosa mettermi. Due dritte, lui me le dà sempre. C'ho anche il sagrin dei cani e dei Savoia, Le cacche dei cani. Se mi c'ha un bastard, senza guinzaglio, senza padroni, sei mia, non capisci? Mi faccio cambiare busa. Oh già. Solo tre parole, vendo anche l'amore. Insegnanti madrelingua vi dedicheranno ore preziose del suo tempo per incontri personalizzati di conversazione. Il libro è sul tavolo. Apri la finestra. Il mio nome è sul tavolo. Ciao, Cristina. Il Pierluca è sul tavolo. Lo prendo sul tavolo! Ma sei fuori da sera? Annetone?
Sono previste, pensate, 72 ore di comportamento e stile milanese. E allora non perdete tempo, iscrivetevi subito all'Istituto Sant'Ambrose. Solo così diventerete di Milano e potrete dire finalmente anche voi: uè, figa! Istituto Sant'Ambrose, l'unica scuola per diventare di Milano. Buonasera da Simonetta Bo e da Sostiene Pereira. Nulla di fatto riguardo al progetto dell'alta velocità in Val di Susa. I comuni di Bussoleno, Chiomonte e Cesana hanno manifestato il loro dissenso. La Val di Susa non si tocca. In compenso, tutti i comuni della Val di Lanzo hanno detto che se vogliono è un po' lunga, ma possono passare di lì. Chiamparino, recatosi a Cantoira a comprare le famose paste di Meliga, ha detto a un signore che passava in bici che l'idea è interessante. Previsioni del tempo, su tutto il Piemonte... In questo preciso momento... Fiocca. Buonasera. L'ironia non ci prende alla sprovvista, è come una pioggia estiva che ci bagna in mezzo al mare. L'ironia sì, non ci perde mai di vista, è come una pioggia estiva che ci guarda naufragar. L'ironia sì, non ci prende alla sprovvista, è come una pioggia estiva che ci bagna in mezzo al mare, che ci guarda naufragar. E me dolce naufragar, che ci guarda naufragar. Ciao, Balli!